parlato molto su, per quanto riguarda Roma-Milan, un altro fatto da Moviola, diciamo così. Allora, facciamo così, andiamo prima a sentire un'intervista molto polemica di Mancini, il difensore della Roma. Più delusi, arrabbiati, ci siamo presi in giro. Un rigore che non è impossibile darlo, un rigore di Pellegrini grosso come una casa, nemmeno andato a vedere al VAR. Queste partite vengono decise da episodi. Allora, eccoci qua nuovamente in studio con Max Saccani, cerchiamo di fare luce anche su questa denuncia, tra virgolette, di Mancini, al di là della grande delusione per come è finita la partita tra Roma e Milan. Andiamo sì, subito a vedere. Non abbiamo avuto tempo per riguardarlo benissimo, comunque l'episodio capita al 93esimo. È prima del gol del Sharawi. Esatto, ed è un contrasto tra Kjær e Pellegrini. C'è questo pallone che entra in area di rigore e Kjær tocca, intervenendo ovviamente su Pellegrini, contemporaneamente la gamba di Pellegrini e praticamente il piede. Leggermente prima il tocco è su Pellegrini e poi il pallone col ginocchio. Per me questo non è un tocco tale da causare una caduta di questo tipo, alla luce anche delle considerazioni che sono state fatte precedentemente in interventi molto simili. Quindi per te questo non è calcio di rigore? Per me questo non è calcio di rigore. Chiaro che è un intervento al limite molto rischioso da parte di Kjær, però... Volevo dirti, allora, quello dell'Inter con la Juventus... Quale? Mi sembra che non è uguale, perché come no? Allora, c'è lo stesso tocco. Non è uguale perché in quella situazione Dumfries il pallone non lo tocca mai, mentre viene toccato esclusivamente da Alexandro e Dumfries calcia è uguale. In effetti un po' si assomigliano, però. Quello lo tocca dopo, scusa, se tu il pallone e poi gli dai la botta, è rigore. Se lo va a rivedere al VAR, mi fate sentire il resto dello studio, Antonio, che dicevi? Se lo va a rivedere al VAR, è rigore. È uguale a quello. Le immagini sono più uno per volta. Parliamo di questo adesso, scusate. Questo, tanto quello del calcio di rigore... Ripeto, per me è un... Però c'ha ragione Marco, è molto simile. No, per me non era rigore neanche l'altro, però allora, è uguale. Allora si discute. Dai l'altro, dai anche questo. Allora si discute, però. Sebino, scusate. Per me erano due situazioni diverse. Al limite. Va bene. Uguali al limite, però erano uguali. Fate sentire Sebino. Che dice Sebino? Forse sono d'accordo con Antonio Di Gennaro. Rivista al VAR, probabilmente l'arbitro chiama calcio di rigore. Qual è gioco pericoloso, no? No, prende il piede, ma prende la gamba. No, si vede la gamba, tocca la gamba, però è un tocco in una situazione dinamica in cui è uguale non può a quello causare. Di Alessandro. Sì, ho capito, ma è uguale, preciso di Alessandro. Un quarto d'ora fa abbiamo detto che non tutti i tocchi o i contrasti sono passibili di calcio di rigore. Allora non è dare, qua. Però, guarda, qua, è uguale, preciso identico. La vedi? Proviamo a riguardarlo e vediamo se. Per me non era rigore neanche l'altro. Neanche la gamba, allora va bene. Allora va bene. Qui c'è un'intensità completamente differente. Eccolo secondo qua, me. Qual è Inter? È un intervento completamente scomposto sull'uomo. Qui è un. No. È uguale. È uguale. Uguale. Tocca la palla e lui va. È uguale. È uguale. Identico. È simile, Max. Allora, qui è un intervento completamente scomposto. Io sto pallone lo vedi, però è simile. Scusate, Dumfries il pallone non lo tocca mai. Questo è il pallone toccato esclusivamente da Alexandro. Kjær, alla fine, sul pallone ci arriva. Ma che c'entra? Ma com'è che c'entra? Stiamo parlando di un intervento... Ma dove ti ha calciato il piede? Ho capito, ma è un tocco ininfluente rispetto alla giocata di Kjær. Ma questo è quello dice? Che stiamo io dicendo. Non so. No, mi arrendo. Stiamo protocollo dicendo... che dice, Jacopo? Va bene, il protocollo dice che se non hanno dato là, lo devono dare anche qua. Il protocollo dice che c'è un metro diverso tra un arbitro e l'altro. No, non è vero. Nel senso che... Allora... Diciamo che rivedendo l'abbiamo visto, dai che dobbiamo andare avanti, Max. Dico, confermate che nel caso di Dumfries il pallone non lo tocca mai, mentre in questo caso il Pellegrini lo sfiora. Ma è lo stesso tocco, è lo stesso sfiorare. Però ci siamo, cioè parlano 20 tocco. Centimetri di salto. No, ma poi diciamo. Pellegrini che butta il pallone sul piede. Esatto, va bene. Vabbè, resteremo con questo dubbio. Un rigore è stato dato e un altro no. Sono molto simili. Per me è assolutamente un tocco. Allora puoi non dare rigori in tutte e due non casi. Non leviamo spazio all'Inter, ragazzi. Però se lo dai in uno devi dare. Continuate pure. Rimango del mio avviso. Vediamo l'Inter che ha vinto. Vai, Jacopo. È sempre la tua favorita per lo scudetto, l'Inter? Sì, non ha fatto sgranare gli occhi, ma ha vinto meritatamente e credo che abbia la rosa migliore del campionato. Anche se adesso è un po' indietro, credo che abbia tutte le sue chance da giocarsi. Antonio? Ha detto una cosa interessante, Zaghi, dobbiamo valutare il discorso dei gol. Non a caso l'anno scorso
Conte gli ultimi tre mesi ha protetto la difesa, è stato il cambio, magari sotto profilo del gioco meno, ma la difesa è stata più, diciamo, più forte e ha vinto il campionato. Quindi è l'unica squadra che può impensierire Milan e Napoli, secondo me, però deve ritrovare questi equilibri difensivi. C'è comunque forse la Io credo che Milan e Napoli abbiano problemi solo a gennaio, avranno problemi solo a gennaio, è lì che potrebbe esserci il riavvicinamento al sorpasso dell'Inter, perché se loro riescono a tamponare questi problemi... Però sai Marco, quando devi raggiungere e recuperare non puoi fare un pareggio, devi sempre vincere. Lo so. Andiamo a vedere l'impegno.